Come vi avevamo annunciato in un precedente video, è iniziato quest'anno la discussione, la negoziazione del futuro bilancio europeo. È un bilancio che coprirà gli anni dal 2014 al 2020, quindi strutturato sempre attorno a un settennato. Ne parliamo perché è molto importante per il comparto, il settore culturale. Ci sono delle novità rilevanti. In particolare, prendendo più che altro il bilancio nella sua visione globale, è un bilancio molto ambizioso, ci sarà un aumento previsto da 976 miliardi attuali a 1025 miliardi del prossimo settennato. Questo come cifre generali, con un aumento del circa il 5%. Ovviamente questo aumento dovrà essere coperto o attraverso nuove entrate o attraverso tagli di spesa, e la discussione al momento è proprio su queste due possibilità. È stata proposta l'introduzione di nuove tasse europee, eurotasse, che potrebbe essere o una percentuale dell'IVA maggiore rispetto ad adesso va nelle casse dell'Europa, oppure una nuova tassa europea sulle transazioni finanziarie, ma anche è stata proposta una riduzione dei costi, quindi delle spese, di tutte le spese amministrative. Per quanto riguarda la cultura, i fattori importanti sono due. Prima di tutto, come forse sapete, adesso il programma, diciamo, le attività culturali sono gestite direttamente o dal programma Cultura 2007-2013 e anche dal programma Media, che riguarda invece gli audiovisivi. Nella visione futura, questi due programmi verranno uniti per parlare non più di un programma culturale, ma per parlare del programma che verrà chiamato Creative Europe, Europa Creativa. Quindi si parlerà più che altro di industrie creative e culturali. Questa è la prima novità e sarà una novità molto molto importante che influenzerà la vita di tutti gli operatori culturali europei. La seconda novità è quella che verrà data molta attenzione alle piccole e medie imprese nell'ambito culturale, quindi tutte quelle imprese che lavorano al momento con meno di 10 persone nel loro organico. Verrà creato un fondo di garanzia ad hoc per permettergli di portare avanti i loro progetti. Questa è la seconda novità, in realtà c'era anche una terza. Così come il bilancio europeo verrà aumentato, c'è stata questa discussione accesissima per cui si è riusciti ad aumentare anche il bilancio relativo alla cultura, quindi l'Europa investirà di più in cultura, quanto di più? 500 milioni di euro. Un altro aspetto importante è che la cultura è stata proprio inserita in un documento come uno dei pilastri del futuro, dello sviluppo futuro dell'Unione Europea. Quindi anche questo sarà molto importante da far presente a livello locale ai nostri amministratori. Tutto quello che viene deciso in Europa ha delle ricadute, a cascata, diciamo, ha delle ricadute sui livelli, sui territori più piccoli, per cui nazioni, regioni e province e comuni, per cui è importante tenere sempre presente quello che viene deciso a livello europeo per poi incentivare, spingere verso politiche locali, territoriali che riecheggino le politiche europee, o comunque per proporre i nostri progetti che siano in consonanza con quanto viene deciso nel livello più alto che si può immaginare, almeno nel nostro contesto. Naturalmente ci sono state delle. No, questa non è la decisione finale. In questi giorni è in corso, tra l'altro, un congresso, il Congresso Europeo per la Cultura in Polonia, congresso che viene trasmesso in streaming, per cui è possibile vederlo sul sito che indichiamo qua sotto, vedere quello che succede, quello che viene detto. La commissaria europea per la cultura, Andrulla Vassiliou, ha confermato la decisione di aumentare il budget della cultura, e ha anche portato degli aneddoti su come sia stato difficile aumentare di soli 500 milioni di euro, soli, anche l'ha detto ironicamente, nel senso che 500 milioni di euro
rappresentavano soltanto l'IVA per le spese militari, per cui che sono state decise in 2 secondi, mentre c'è stato un dibattito di 4 ore per convincere gli altri commissari ad aumentare di soli 500 milioni di euro il bilancio europeo. Le reazioni sono state molteplici, ci sono state reazioni ufficiali dei paesi, naturalmente ci sono paesi come forti come la Germania e la Francia che sono restii ad aumentare il budget, il bilancio generale dell'Unione Europea. Ci sono state altre reazioni, come ad esempio quella di Culture Action Europe, che è una lobby, un'organizzazione internazionale di cui Studio 28 TV fa parte, insieme ad altre 4 organizzazioni italiane, che ha visto di buon occhio, insomma, naturalmente l'aumentare del budget, non ha visto altrettanto di buon occhio questo accento che viene posto sulla dimensione creativa e industriale, nel senso che ci sono delle realtà culturali che, come ad esempio il teatro, le arti performative in genere, che hanno molta difficoltà a muoversi a livello di produzione industriale, mentre naturalmente questo non accade per il cinema, che invece è proprio una vera e propria industria, così come anche la musica. Quindi Cultural Action Europe proporrà, lo sta già facendo con la campagna We Are More, eccetera, di portare l'accento anche su realtà non industriali, quindi che la cultura non si deve per forza relazionare con grosse dimensioni economiche, ma anche con progetti magari di impatto territoriale, ma che comunque hanno sempre una forte importanza, una forte rilevanza. L'altro aspetto che ha fatto notare Culture Action Europe è quello dei fondi strutturali. Questa è una nota dolente per l'Italia, quasi nessuno in Italia sa cosa sono i fondi strutturali perché vengono usati molto poco. I fondi strutturali sono tipo quelli del FAS, che però sono per le aree sottoutilizzate, che sono tendenzialmente in Sud Italia, alcune regioni del Sud Italia, il FESR, per lo sviluppo regionale, che c'è in tutte le regioni d'Italia, e il Fondo Sociale Europeo, che riguarda principalmente la formazione e l'occupazione. In particolare il FESR è quello che finanzia in tutta Europa progetti territoriali per sviluppo di infrastrutture e per sviluppo economico del settore culturale. Ci sono anche altri progetti infranazionali, come ad esempio per l'Italia c'è quello che riguarda tutto il sud-est Europa, quindi Italia, Slovenia, Croazia, eccetera, c'è il programma Mediterraneo, c'è il programma Central Europe, che riguarda una parte dell'Italia con la Germania, parte della Germania, la Polonia, insomma tutta l'Europa centrale, sono programmi che hanno una valenza territoriale, ma che danno tantissimi soldi, sono quelli più ricchi. Vengono usati molto poco, soprattutto dall'Italia, ci sono regioni che le usano di più, come la Puglia, vedremo poi in un contributo dei prossimi giorni il caso dei teatri abitati. Pugliese, che è un caso eclatante di come i fondi strutturali europei sono stati utilizzati bene per lo sviluppo della cultura locale. E ci sono regioni come ad esempio possiamo dire, la Lombardia, dove vengono usati molto poco per lo sviluppo culturale, soprattutto vengono usati per il restauro di chiese, quindi patrimonio ecclesiastico. Il dibattito continuerà, naturalmente, il processo decisionale che porterà alla decisione, al licenziamento del bilancio europeo 2014-2020 durerà ancora almeno 2 anni, vi terremo aggiornati. Nel frattempo, se volete magari dirci come la vedete voi rispetto ai finanziamenti europei, cosa succede nel vostro territorio, se c'è attenzione a queste cose, siamo naturalmente contenti di ricevere i vostri commenti.